La musica nel cuore APS, premi al sindaco di Cardano al Campo, Maurizio Colombo. Giorgio è una candidata meritevole per la sua leadership nell'istituire un'associazione che assiste bambini cardiopatici. Ha creato programmi educativi, scritto un libro e prodotto uno spettacolo teatrale per diffondere il messaggio dell'associazione. A livello sociale utilizza progetti artistici e social media per normalizzare le cicatrici. Sta organizzando un evento di raccolta fondi per la cardiochirurgia pediatrica di Bergamo e ha in progetto Adotta un peluche per sostenere i reparti di cardiochirurgia pediatrica. Grazie, grazie a tutti. Volevo ringraziare Jesse B per questo riconoscimento. Io sono una bambina che è nata con una cardiopatia congenita e ho trovato tanta solitudine nel post-operatorio, quindi nell'affrontare la vita di tutti i giorni, sia per discriminazione a livello sociale che burocratiche. Quindi con la mia associazione voglio creare un posto in cui i bambini che magari si sentono soli nella loro malattia possano confrontarsi tramite la musica e il teatro con altre persone che magari hanno già affrontato o stanno affrontando il loro percorso. E ci tengo molto ad aiutare la cardiochirurgia pediatrica di Bergamo perché è dove mi hanno salvato la vita e vorrei ringraziare questo ragazzo che è dedicato alla nostra associazione, che si chiama Leonardo, che non è più qui con noi, ma mi ha insegnato a accettare me stessa e quindi io voglio lavorare tanto con i bambini perché penso che possano rendere migliore, no, la nostra società se li si educa alla diversità, ma la diversità in maniera positiva, perché siamo tutti diversi, perché siamo unici e ognuno di noi ha qualcosa da poter dare anche agli altri, quindi questo è quello che noi cerchiamo di portare avanti. Giorgia, sono orgoglioso di consegnarti questo riconoscimento che ti è stato dato questa mattina, perché veramente fa onore alla città di Cardano avere una persona come te sul nostro territorio. E soprattutto condividendo tutto quello che è stato detto prima del mio intervento, e io vorrei che si sottolineasse, si certificasse con questo premio l'impegno che veramente giovani e anche meno giovani lasciano tutti i giorni nel volontariato, e quindi veramente un grazie tantissimo a tutti coloro che capiscono qual è l'importanza di essere volontari e di aiutare le persone che stanno peggio di noi. A nome di tutta l'amministrazione ti ringrazio ancora e ringrazio chi ti ha premiato e ringrazio tutti quelli che hanno organizzato questa giornata. Grazie.